prima puntata di Diario Solidale vi abbiamo raccontato l'inaugurazione a Udine del panificio di quartiere Pan dal Des, dove Des sta per Distretto di Economia Solidale, il punto d'arrivo di una filiera corta che parte dalla coltivazione dei grani che nel mulino comune vengono trasformati in farina e poi panificati e quindi messi in vendita. Siamo entrati con le nostre telecamere all'interno del laboratorio dove viene preparato e cotto il pane per conoscere il fornaio Amedeo Longo. Il servizio di Massimo Rinaldi. Questa è una nuova avventura, ma tu non sei nuovo a questo lavoro. Beh, io sono figlio d'arte e sì, ho sempre fatto questo come lavoro. Ho lavorato in diversi panifici, e sono stato per un periodo in Valtramontina. Praticamente dall'inizio del progetto abbiamo restaurato il panificio e adesso ci siamo dati da fare, insomma, per iniziare a sfornare un po' di pane. Allora Amedeo, questo è sia il forno che il punto vendita, ma questo progetto è molto più ampio perché è il punto d'arrivo di una filiera corta e sostenibile. Sì, infatti è un panificio di quartiere e poi, vabbè, oltre a essere il panificio di quartiere c'è tutto il discorso della filiera dietro, perché la cooperativa parte praticamente dal chicco e noi produciamo il pane, insomma. Con l'apertura del punto vendita avete dovuto aumentare la produzione? Passare da piccole produzioni a fare un quintale di pane così è stata un po' una doccia fredda, dopo tanto tempo che tra l'altro non panificavo, però diciamo che è andata meglio del previsto, ecco. Praticamente cercheremo di massimizzare il più possibile i prodotti della cooperativa, quindi facciamo un lucullus in purezza e un multicereali con semi tostati, dove abbiamo appunto sempre lucullus, e poi i semi vari come zucca, lino, sesamo, papavero, che viene tutto tostato e messo nell'impasto. Questo è uno dei pani che vanno di più. La ristrutturazione di questo panificio ha tenuto conto anche dei ritmi di lavoro perché siano più sostenibili? Sì, vabbè, noi abbiamo cercato di concepire il panificio per lavorare in diurno, quindi tutte le attrezzature che sono state comprate e anche come è stato progettato, diciamo, no, è stato fatto apposta per non lavorare notturno come il classico panificio, però avere un orario di lavoro un po' più dignitoso, quindi dalle 5:30 di mattina al posto che le solite 1:30-2, insomma. Naturalmente non sei solo. Chi contribuisce alla conduzione del panificio? Oltre la mano dei volontari, no, e della gente del quartiere, e c'è anche Elena, la nuova ragazza. Amedeo, c'è ancora pane? Sì. E qual è la pezzatura scelta per i pani? Tutte pagnotte alla fine, da pezzatura dal mezzo chilo minimo fino al chilo e mezzo, due. E anche per un discorso, diciamo, un po' di antispreco, dato che il paninetto, no, devi venirlo a comprare ogni giorno, poi magari la sera ti si secca, eccetera. Invece una pagnotta un po' più grande, no, il classico pane da tagliare a fette, ti dura comunque di più, non serve che vieni a prenderlo ogni giorno, ci fai lavorare anche di meno così, no, però ha i suoi vantaggi e poi è più buono.